Io mia mamma e mio papà. Chiamerei Osvaldo, che anche Osvaldo ha sicuramente... Oh, ci avrei da scrivere i libri interi. Racconti qualcosa. Tante paure ho avuto. È un narratore. Paure mancava. E il mondo allora era così. Si dormiva su voci. E noi dice siamo salvi, ma la casa della mia come è andata? Insomma, era sempre una lotta anche in modo. Io andavo a volte con la bestia e mi ero addormentato, era guardo, sento uno scarpetto, io c'era la cicciata, c'era un mitra uno avanti, detto che poi la mazzona lo portò via con la ciuca lui. Ah, quello che è nato. E dice, c'è il telegrafo, ma che ne so io del telegrafo? Se va a vedere da noi, arrivano giù, si sente subito una mina, preso questa, veniva su due colonnelli tedeschi, ma proprio un castraccio allora. Buttarono sotto la macchina e gli chiedo fuoco. Ora dice, vai che c'è l'ultima. A quota ogni quarto d'ora la ammazzava in un... Giovane, che i due lì sono nati dentro quello, la mia sorella... E io mi ricordo bene, devo dirti, del tuo padre, il nome grande. Sì, bell'uomo, altro, E quell'altro Piero? Piero, mio zio. E Giorgio. Giorgio, marito di Bella. E mi ricordo bene. Io avevo 15 anni. Ti ricordi ci sono così. Che io non andai nemmeno a salutarmi poro babbo che lo deportarono in Germania, dalla paura che mi raccontava che c'erano anche della mia classe deportati in Germania. E ci andai lì che in una giornata qua durando il fiore, poi portare. Momenti critici. Vedi qualcosa? Sì. Senti.